Vince San Giuliano col progresso 1-0, siamo con Mattias Solerio, insomma alla fine è arrivata la vittoria, però insomma sudata, 90 minuti in attacco, il gol è arrivato solo alla fine, però è arrivato. Sì, assolutamente, è stata una partita molto difficile, progresso è un'ottima squadra che comunque ci ha fatto diciamo tribulare a far gol, però la cosa fondamentale è alla fine che si è riusciti comunque credendoci a far gol all'ultimo, comunque all'80 qualcosa, 80 minuti alla fine. Ok, 6 minuti alla fine, quello è fondamentale perché vuol dire che comunque ci abbiamo creduto sempre fino alla fine. Quindi una partita tutte note positive o insomma il fatto che ci avevate messo così tanto e sbagliato tante occasioni per fare gol, quello bisogna migliorare. Ma ci abbiamo da migliorare tante cose, da partire dalla difesa all'attacco. Ovviamente se non abbiamo fatto gol ci abbiamo messo così tanto tempo anche grazie comunque alla difesa avversaria, alla squadra avversaria che ha fatto un'ottima prestazione. Dobbiamo essere un po' più incisivi davanti, ma come dobbiamo essere, diciamo, dobbiamo essere più bravi noi dietro a tenere alta la squadra. Diciamo che è un accumulo di cose. Comunque siamo qua anche per migliorarci partita in partita, vedere gli errori che facciamo e poi riportarli in maniera positiva la partita successiva. Questo gol e questa vittoria direi che è fondamentale in questo inizio di campionato, per un secondo pareggio consecutivo forse avrebbe un po' minato qualche sicurezza. Assolutamente, diciamo che la scorsa partita siamo andati in un campo molto, molto ostico, perché comunque anche un campo piccolo, sintetico, è stato difficile, abbiamo rischiato anche di perdere, abbiamo portato a casa comunque un ottimo punto a mio parere. Questa vittoria comunque ci dà morale perché è fondamentale per trovare gol pur non riuscendo fino alla fine, e nel momento comunque magari un po' più difficile trovarlo, quindi anche a livello mentale questa cosa ci aiuta e ci deve aiutare a portare il morale anche durante la settimana, durante gli allenamenti, per affrontare le prossime partite al meglio.